Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. La cantante Orietta Berti, quanto dolore, dopo la tragica notizia, il messaggio commosso tocca il cuore dei followers. La verace interprete emiliana Orietta Berti rappresenta una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano, ed ha siglato il successo di molti album, raggiungendo la ragguardevole cifra di 16 milioni di copie vendute. La sua popolarità ha valicato i confini nazionali, e la cantante ha guadagnato enorme popolarità anche in Portogallo, Svizzera, Spagna, Austria, Stati Uniti, Turchia, Paesi Bassi, Grecia e Sud America, e negli anni ha dato prova di innegabile versatilità. Orietta Berti si è infatti prestata a diversi featuring con artisti di nuova generazione, come Achille Lauro e Fedez, ed ha inoltre goliardicamente accettato l'ingaggio di Alfonso Signorini in qualità di opinionista nell'ultima edizione del GF VIP. A onor del vero, la produzione del reality le ha assegnato un cachet assai lauto, e la cantante attualmente si è ritirata con il marito Osvaldo nelle sue case di proprietà, e si gode una delle estati più torride degli ultimi anni. Una tragica notizia, però, ha incrinato la pace delle sue vacanze: un amato collega ed amico si è spento improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nel suo cuore. Orietta Berti si lascia andare su Instagram. In data 22 agosto 2023 l'Italia ha issato la bandiera a mezz'asta, e ha accolto con tristezza la notizia della dipartita del cantautore e paroliere toscano Toto Cotugno, al secolo Salvatore, N. Dr. Il cantante si è spento all'età di 80 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore alla prostata che lo affliggeva da tempo, presso l'ospedale San Raffaele di Milano. La voce dell'italiano era detentore di un primo posto nel podio di Sanremo nel 1980, nonché di una vittoria all'Eurovision Song Contest esattamente 10 anni più tardi, nel 1990. Orietta Berti ha espresso il suo cordoglio su Instagram, ed ha dichiarato: "Poco fa ho ricevuto la notizia della scomparsa del caro Toto Cotugno. Con Toto ci siamo incontrati tantissime volte già negli anni 70, nei festival di Sanremo e nei programmi televisivi. Ricordo con affetto una trasmissione, Piacere Rai 1, che Toto conduceva, e nella tappa di Ferrara dove andai ospite ricordo il suo grande spirito di accoglienza e la sua gentilezza". La cantante ha poi proseguito: "Ricordo le ultime volte che ci siamo visti in Canada, ove eravamo in tournée insieme a Toronto, e poi a Domenica Inn, dove ci siamo salutati nei camerini". Orietta Berti ha concluso poi con mestizia: "È un giorno triste, sono vicina ai familiari, e porgo loro le mie condoglianze. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video".